Buongiorno a tutti e a tutte, dalla redazione con Reporters di Muros. Io sono Gabriele Urru. E io Eleonora Aquilina. Oggi vi daremo qualche informazione sul servizio di raccolta differenziata porta a porta nel nostro paese. I cittadini e le cittadine di Muros sono sensibili al problema dei rifiuti e ritengono che il servizio di raccolta sia ben organizzato. Puntualmente, all'inizio di ogni anno, il Comune distribuisce alle famiglie l'ecocalendario, in grado di fornire le corrette informazioni per il conferimento dei rifiuti. Il lunedì è il giorno del vetro, che viene conferito senza l'utilizzo di sacchi di plastica, ma all'interno di un secchio di solito di colore verde. Il martedì si possono conferire i rifiuti indifferenziati, chiamati anche rifiuti secchi. Il sacco da utilizzare è quello nero trasparente. Il giovedì è il giorno della carta. È necessario riporre la carta in bustine dello stesso materiale, in scatole di cartone. Ogni venerdì viene raccolta la plastica con il sacco di colore giallo trasparente. Nello stesso giorno è necessario mettere fuori dalle proprie case anche il barattolame, vasetti, lattine per bibite, scatolame metallico per alimenti. Il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il sabato si possono conferire i rifiuti organici, i pannolini e pannoloni. È necessario mettere il materiale organico nei sacchetti biodegradabili e possibilmente all'interno di bidoncini con coperchio per evitare sgradevoli odori. Ricordiamo inoltre che i rifiuti devono essere posizionati sul suolo stradale tra le ore 22 della sera prima e le ore 6 della mattina di raccolta. Invitiamo i cittadini e le cittadine di Muros a continuare ad essere attivi e responsabili nei confronti della raccolta. C'è in palio la nomina di comune riciclone. Da Muros è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione.